Ma sono molto felice di essere qui per il quinto anno consecutivo e il Magna Grecia ormai è un appuntamento fisso per me e per tutta la mia famiglia, perché non ci si può assolutamente assentare, e quindi sono felicissima davvero. Anche quest'anno ci sono dei film molto molto belli, anche documentari bellissimi, opere prime e seconde internazionali interessanti, quindi sono proprio felice che ci sia questa 19ª edizione. Siamo interessati a quelle persone che a causa di una malattia vengono escluse, vengono discriminate, la lepra, ma non solo, le malattie tropicali dimenticate, 1 miliardo di persone di cui metà sono bambini. Pensiamo alla disabilità, pensiamo alle donne con disabilità, che so io, in Guinea, dove lavoriamo noi, in Guinea, in Mozambico, in Liberia, sono trattate come schiave da chi invece dovrebbe prendersene cura. Questo libro, che racconta la funzione pubblica degli artisti interpreti, cioè degli attori e delle attrici, è dedicato a 3 categorie diverse, che sono intanto gli attori professionisti, attori e attrici professioniste, perché riconquistino, ritrovino questo spirito di servizio pubblico, che è secondo me fondamentale e intrinseco alla nostra attività professionale. E ovviamente dedicato a tutti quelli che vogliono cominciare a intraprendere questo mestiere, che non è un mestiere che si fa per raggiungere la fama, ma è un mestiere che si fa con uno spirito di servizio verso il pubblico. Il pubblico non viene a teatro a vedere gli attori e le attrici, ma il pubblico viene a teatro o al cinema a vedere se stesso. Quindi noi, il nostro lavoro è raccontare al pubblico chi il pubblico è. E poi è dedicato al pubblico, perché il pubblico deve sapere che noi siamo dei loro servitori e deve quindi esigere dai professionisti di questo servizio uno standard che non sempre riescono a ottenere. Che è una frase molto semplice e che contiene tutto, e che nello stesso tempo ci fa pensare a tutto quello che noi non siamo riusciti a diventare e forse non riusciremo a diventare. Questo periodo storico questo sta rappresentando. Abbiamo avuto anche a livello artistico un periodo diciamo di produzione alla ricerca del consenso a tutti i costi, e questa cosa si è proiettata poi nella comunicazione e in tutte le altre attività. Consenso, indipendentemente dai contenuti, indipendentemente dai valori. Capito? Prego, facciamo tutte le foto di Rito. Occhio.